Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrip Drums. Oggi ho già il taglierino in mano, perché qui con me ho un pacco abbastanza grandino di strumentimusicali.net. Non sapete ancora che cosa c'è qua dentro, cioè... in realtà lo sapete. Vabbè, apriamolo, tanto sapete già tutto. Quindi, apriamolo. Oh, finalmente un taglierino che taglia e non come quelle robe che avevo di solito. Voglio aprire tutto e voglio farvi vedere quattro groove da figo alla batteria. Quattro groove che non riuscirete mai a fare. No, non è vero. Riuscirete a farli, ma comunque quattro groove belli impegnativi. Però voglio farli con la mia batteria solita, ma modificare un pezzettino della mia batteria, e cioè il Charleston. Infatti vi farò vedere i quattro groove da figo con quattro Charleston diversi. Prendiamoli a caso. Allora, Meinl HCS, cioè in realtà io oggi voglio... Ma perché ho già preso tutto? Dai lì, perché ho già preso tutto quanto? Dovevo mandare la sigla, dovevo fare le cose. Vabbè, praticamente comunque oggi voglio farvi questi groove con quattro Charleston economici, quindi groove da figo con prova di Charleston economici, perché voglio vedere poi nel momento in cui non suoniamo il Charleston da solo ma lo suoniamo all'interno di un groove eccetera, come cambia un Charleston dall'altro, se un Charleston economico è così tanto diverso. Ovviamente c'è diversità da Charleston economico a Charleston non economico, ma voglio vedere quanto potrebbe essere figo comprarsi un Charleston economico, sia per chi suona da poco, quindi vuole spendere poco, sia per chi magari sta cercando un Charleston secondario, magari per una seconda batteria, eccetera, quindi anche lui vuole spendere poco e comprarsi un Charleston economico che comunque funzioni bene. Quindi cominciamo con questo HCS della Meinl. Facciamo così, mando la sigla e intanto io monto il Charleston, così quando torniamo sono già bello preparato. Eccoci qua, come promesso, Meinl HCS montato, come potete vedere. Questo è un Charleston da 14, abbastanza squillante. Ma allo stesso tempo non è altissimissimo, cioè ha delle alte belle pronunciate. Però in realtà secondo me è molto 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 carino. È il secondo più economico di quelli che vado a provare oggi e secondo me è un ottimo piatto economico. Facciamo così, ve lo faccio sentire sul primo groove da figo. Molto 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 carino, devo dire, questo Charleston, come avete sentito, è molto presente. Per il groove che ho fatto adesso farò sempre dei groove in cui c'è sia Charleston chiuso sia Charleston aperto, così da poterlo sentire nelle due modalità, e questo dà proprio una bella legna, diciamo, quando lo apriamo. Molto molto interessante, trovate tutto qui sotto in descrizione per quanto riguarda prezzi, cose, eccetera, 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 e trovate anche il PDF qui sotto in descrizione. Passiamo al groove. Allora, come funziona? Prima parte del groove. Cassa col Charleston, sinistra sinistra di Ghost, Charleston aperto e cassa, e poi backbeat di ondulante. Come potete vedere sono andato avanti, ho fatto destra destra su Charleston, sinistra ancora come Ghost. Quindi arriviamo fin lì e poi andiamo un pezzo avanti. Cosa ho fatto qua? Ho fatto... Quindi cassa, rullante, rullante, Ghost, Charleston aperto, cassa, Ghost, Charleston aperto, cassa, backbeat di nuovo di rullante. Andando avanti, dopo il secondo backbeat di rullante avremo destra, destra, Ghost, cassa e Charleston aperti, che però non saranno secchi come gli altri, ma lo lascerò un pochettino più aperto. Arrivati qui, in realtà il groove che c'è dopo lo potete scegliere voi. Io facevo un groove con Charleston in levare, ma in realtà potete farlo come volete.
potete anche fare. Fate quello che volete, la cosa importante è questa prima parte del Charleston, che è quella figa secondo me. Ok, quindi questo Charleston sicuramente ha passato l'esame, diciamo così. Andiamo a toglierlo adesso perché vado a farvi vedere il secondo groove da figo con un altro Charleston. Che Charleston userò? Andiamo a cercarlo in questa scatola di strumentimusicali.net, che ringrazio ovviamente come al solito per farmi utilizzare tutto quello che voglio, in realtà portare sul canale tutto quello che voglio. Ah, ecco, ecco, questo voglio provarlo. Questo voglio provarlo, questo è il Paist 101, e cioè il piatto più economico di Paist e il piatto più economico in realtà che c'è anche all'interno di questo video. Quindi vado a montarlo e vedo che cosa succede, perché sono un po' curioso. L'avevo provato ai tempi quando avevo cominciato a suonare la batteria, ma poi non l'ho più utilizzato, non l'ho più provato. Avevo poi preso i Paist PST3 e quindi ho detto boh, non lo so, però adesso sono un po' curioso di sentirlo dopo tanti anni. Ok, allora, questo Charleston qua sicuramente è un pochettino più indietro, diciamo, come qualità rispetto al Meinl di prima. Questo, come vi ho detto, è quello che costa meno di tutti. Mi piace quando lo apro. Questo suono qua non mi dispiace per niente. Suonato da chiuso fa un pochettino più di fatica. Sì, non mi fa impazzire quando lo suono da chiuso. Half open, non male. Open mi piace, in realtà. Vi faccio vedere un altro groove da figo, il secondo. Sicuramente questo ha la particolarità di essere secchissimo, quindi il suono ok, ma si sente proprio, esce proprio, infatti per questa roba qua è perfetto, perché esce proprio la secchezza, il ti-ti-ti-ti-ti che serve per questo groove. Quindi come funziona il groove? Allora, quindi tum, rullo a 5, fa Charleston rullante e poi 4 colpi singoli. Successivamente, quindi casse Charleston aperti, ghost ghost, Charleston rullante forte e poi due colpi di Charleston e rullante ghost. Tutto. Però la seconda volta aprivo due volte il Charleston. Il groove è identico, proprio lo stesso, ma anziché fare l'ultimo Charleston che facevo adesso chiuso, lo faccio aperto. Quindi ho
ovviamente anche con la cassa. Togliamolo, vediamo l'altro paist. Vediamo l'altro paist che in teoria dovrebbe essere un filo più su come qualità. Vediamo se comprare quello un filo più su come qualità potrebbe valere la pena oppure no. Andiamo a pigliarlo, andiamo a pigliarlo. Ci teniamo il Sabian, che è quello teoricamente più bello di tutti. Alla fine, così proviamo. Questo è il PST3. Io ho avuto per anni il PST3 e mi sono sempre trovato abbastanza bene, ma non l'ho mai provato dopo un 101 per capire cosa cambia. Perché il prezzo cambia un pochettino, perché il PST3 è un po' più costoso rispetto all'altro, ma non di tantissimo, ma comunque costa un pochettino di più. Vediamo se vale i soldi in più oppure no. Ok, allora, il suono è migliore rispetto al 101 di sicuro, come vi ho detto, costa un pochettino di più, non tantissimo, tipo 10 euro, però forse tra i due io preferisco il PST3, dipende ovviamente dal vostro budget. Ma adesso lo provo, poi vi dico dopo questo piatto, vi vorrei dire una cosa ma ve la dico dopo. Andiamo al groove numero 3. Allora, raga, vi ho fatto un groove stranissimo. Ho detto, sai che c'è? Voglio fare un groove che non sia il 4 quarti solito, ma in 6 ottavi, 12 ottavi, si può vedere come si vuole, ma comunque in terzine. In realtà, il groove in questione è abbastanza semplice, tra virgolette, anche se da far veloce non è facile, perché ci sono sempre questi due colpi che vanno a fare un po' fatica, soprattutto per la coordinazione, soprattutto perché non c'è nessuno dei due colpi che è sul battere, perché di base noi abbiamo battere di cassa all'inizio, secondo e terzo colpo di terzina sul Charleston. Quindi cassa sull'1, rullante sul 3, io lo penso in questo modo qua, e poi i Charleston in realtà sono in terzine. Volendo potete anche pensare cassa su 1 e 3, rullante su 2 e 4, e questo lo pensate in sestine, non in terzine, ma a me piace pensarlo più in terzine. Quindi la difficoltà aggiuntiva è che alla fine ci sono due Charleston da aprire, sono sempre sul secondo colpo dei colpi che facciamo con la mano. Molto figo, molto 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 figo. Allora, sì, ve lo posso dire adesso che l'ho provato un po', anche se lo conosco abbastanza bene questo Charleston, ma allora, ovviamente come vi ho detto dipende dal vostro budget, ma se devo consigliarvi, vi consiglio di prendere questo qua se volete scegliere un paist. Si spende un filino, veramente 10 euro in più, ma secondo me avete qualcosa in più rispetto al 101. Poi ovviamente vedete voi, è anche un gusto personale, a volte ditemi qui sotto nei commenti se vi piace più il 101 o se vi piace più il Paist, o soprattutto fatemi una classifica, ve lo dico mentre vado a spostare il Charleston per prendere l'altro che è quello più costoso. Vi stavo dicendo, fatemi una classifica anche nei commenti dei Charleston che vi piacciono, da quello che vi piace di più a quello che vi piace di meno. Chiedo di fare questo a tutti perché voglio sapere anche un commento da batteristi più avanzati che magari usano questi piatti solo a lezione o solo per piatto spare, diciamo, quindi come piatto secondario, ma voglio sapere un po' la vostra su questi piatti qua economici, perché sinceramente io li ho sempre un po' snobbati, però poi dovessi andare a suonare con dei piatti economici ci andrei anche abbastanza tranquillamente. È interessante questo. Interessante, ha alcuni suonini strani che non capisco come mai, ma molto interessante sicuramente. E poi ragazzi, stiamo comunque parlando di tutti i piatti, questo poco 700 euro, gli altri
completamente sotto i 100 euro, cioè quello che costa quasi metà di 100 euro. Quindi ovviamente stiamo parlando di piatti economici e io setto i miei commenti anche sul fatto che siano economici. Andiamo però adesso a vedere il quarto groove. Ok, quindi, groove, vediamolo subito. Come avete visto, qua abbiamo due aperture di Charleston, quindi... cioè, cassa e Charleston, rullante, rullante, ghost, Charleston da solo, Charleston, rullante. Poi di nuovo Charleston e cassa, rullante rullante, ma stavolta vado a fare il backbeat con la mano destra sul rullante. Poi di nuovo cassa Charleston, rullante rullante, Charleston col piede e stavolta con la mano destra vado a fare il backbeat sul rullante. E poi dopo backbeat sul rullante, destra ghost, Charleston, destra. Sinistra ghost, Charleston, sinistra ghost, quindi. 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 Ho provato tutti questi Charleston, spero che i groove per prima cosa vi siano piaciuti. Vi ricordo che trovate tutto quanto in descrizione per quanto riguarda il PDF di questi groove e per quanto riguarda i link che vi riportano a strumenti musicali di questi Charleston. Allora, facendo una piccola ricapitolazione di questi Charleston, che come vi ricordo sono 4 Charleston che ho provato super economici, che volevo provare così, prendiamoli un attimo tutti quanti. Allora, partiamo dall'inizio, cioè, allora, questo minor qua, che è il secondo più economico che ho provato, mi è piaciuto molto, è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Sicuramente molto molto interessante, super secco come suono, ma allo stesso tempo anche un po' caldeggiante, quindi suono secco ma caldo. Paist 101 è tra i due che mi hanno convinto un pochettino meno, per quella questione del Charleston chiuso, aperto, niente male, però come vi ho detto, secondo me tra 101 e PST, ovviamente dipende sempre molto dal budget che avete, ma io andrei su PST. Questo qua è un piatto molto molto interessante, l'avevo già portato sul canale, i PST li trovate in un video che vi lascio qui sotto in descrizione, in cui vi facevo vedere anche altri piatti di PST, Crash, Ride, eccetera eccetera. Gli SBR sono il piatto più costoso che vi ho fatto vedere oggi, mi piace per quanto riguarda la caratterizzazione del suono che ha, perché è quello più caratterizzante di tutti, e un suono così tanto caratterizzante per un piatto economico secondo me è difficile trovarlo. Unica nota di questo piatto è che quando lo suono tanto premuto non mi fa impazzire il suono, però ovviamente anche in questo caso dipende molto dai gusti, dai punti di vista, eccetera eccetera eccetera. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il piatto che vi piace di più tra questi 4 che vi ho fatto vedere, che però faccio fatica a tenerli perché adesso sono 8 comunque piatti parlando di Charleston. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net che anche questa volta mi ha mandato questa bella scatolozza bianca qua con tutti questi bellissimi piatti dentro. Grazie mille strumentimusicali.net. Io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale cliccando il mi piace, no, che cavolo dico, cliccando iscriviti qui sotto, vabbè, lasciamo stare, mettete mi piace, andate a leggere tutte le varie cose che ci sono nei link qui sotto, va bene così, non parlo più, ho capito, non parlo più. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.